Zelcor presenta Il nodo di Annun, lettura di Lorenzo Pieri. Per via degli argomenti trattati, sconsigliamo l'ascolto ad un pubblico minorenne o impressionabile. Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. Per il solito, o sono matti o imbroglioni. Le avventure di Pinocchio, Carlo Collodi. Le sottili racchette colpivano il volano producendo secchi schiocchi che rimbalzavano sulle mura di Athens Hall, diffondendosi quindi sul campo da badminton incastonato nel parco lussureggiante. La pallina incoronata di piume veniva spedita da una parte all'altra del terreno di gioco, sorvolando la rete ora con parabole aggraziate, ora con scatti fulminei, costantemente inseguita dallo sguardo divertito del piccolo gruppo di spettatori che assisteva al match all'ombra del padiglione inghirlandato di glicine in piena fioritura. La fiamma del sole si specchiava sulle acque verde argento dello stagno ornamentale, tra le cui ninfee si affaccendavano le libellule, e faceva brillare il sudore sulla fronte dei due giocatori avvinti nella partita. Era il pomeriggio del 23 giugno 1900, la vigilia di mezza estate. Robin Goodfellow indietreggiò rapidamente, gli occhi strizzati per impedire agli strali lucenti irradiati dal cielo di accecarlo. Per un attimo pensò che non sarebbe riuscito ad individuare la pallina che suo cognato Hugh aveva spedito dalla sua parte del campo con un raffinato quanto potente colpo di racchetta. Ma ecco che all'ultimo istante la vide silurare alla propria sinistra come un piccolo proiettile piumato. Scattò in quella direzione appena in tempo per impedire che toccasse il suolo. Con una sapiente torsione del polso la intercettò, spedendola al mittente. Da sotto il padiglione provenne un breve ma eccitato crepitio di applausi, mentre sua moglie Marjorie lo omaggiava con un incoraggiamento trillante. Dall'altra parte della rete, Hugh gli mandò un sorriso che conteneva ammirazione e stizza in egual misura. Fu il suo turno di arretrare per poter colpire la palla e rimandarla all'avversario. Ne seguì uno scambio regolare ma agguerrito. Tutti e due avevano i volti arrossati e le camicie intrise di sudore. Ma nessuno sembrava disposto a darla vinta all'altro facilmente. Erano al terzo ed ultimo set, 19-20 per Goodfellow. Il campo era situato sulla parte retrostante della grande magione edificata tra le boscose campagne del Surrey. Pertanto nessuno vide l'arrivo del postino, a parte il maggiordomo, che andò a riceverlo e che si fece consegnare il telegramma. Mentre questo accadeva, Goodfellow e suo cognato avevano ripreso le ostilità, colpendo la palla con una energia quasi brutale, scartando di lato, saltando, avvinti nella frenetica danza della sfida. Il volano rimbalzava sulle racchette rapido come una freccia. Intanto il maggiordomo stava emergendo dalla porta posteriore, sorreggendo un piattino argentato sul quale stava la busta contenente il telegramma. Attraversò il prato punteggiato di fiori. Nell'uscire dai confini dell'ombra proiettata dall'imponente edificio in stile palladiano, i bottoni della sua severa livrea scura sfavillarono come gocce di resina sul tronco di un prugno. Raggiunse il padiglione dove la moglie di Goodfellow e la famiglia di lei seguiva la partita e lì rimase, tanto immobile e composto che avrebbe potuto essere una delle molte statue di ispirazione classica sparse per il parco. Hugh sferzò l'aria con la racchetta e tra i denti gli sfuggì un ringhio di sforzo nel ribattere il volano. La pallina sfrecciò dritta, venendo nuovamente colpita da Goodfellow e rimandata all'altra metà del campo. L'avversario si lanciò per inseguirla, allungandosi, vedendola sfiorare il bordo della racchetta, senza atterrare sulla reticella e scivolando oltre,
fino a toccare il suolo presso l'angolo del campo. Dal gruppetto sotto le ombre violette del glicine si irradiò un applauso e un educato coro di esultanze per il vincitore. Goodfellow sollevò la propria racchetta al cielo terso, concedendosi quel piccolo moto di soddisfazione prima di raggiungere il cognato che stava aggirando la rete. Entrambi erano ansimanti, con rivoli di sudore che scorrevano sui volti. Su quello di Hugh, oltre al sorriso di divertimento un po' tirato, tipico di chi subisce una sconfitta durante una partita amichevole, si indovinava pure un vago accenno di stupore. In effetti, benché lui e Goodfellow si sfidassero a colpi di racchetta da molto tempo, le vittorie di quest'ultimo erano state rare, meno che mai quelle dove il conteggio dei punti era salito di così tanto. Si strinsero sportivamente la mano prima di raggiungere il resto della famiglia sotto l'ombra profumata del padiglione a ricevere lodi e complimenti, nonché una tazza di tè ciascuno. Goodfellow, in qualità di indiscusso vincitore della sfida, fu glorificato dalla moglie con una ghirlanda di fiori violetti che, posata sulla chioma di capelli rossicci, lo faceva assomigliare ad un vezzoso Giulio Cesare. Dopo essersi tamponato il sudore dalla faccia con un fazzoletto, le posò sulle labbra un bacio delicato. Dopo aver rispettosamente atteso il suo turno, il maggiordomo si accostò al fianco di Goodfellow, porgendo piattino e telegramma con la mano guantata di bianco. Il padrone prese la busta mentre addentava un soffice crumpet imburrato scelto da un vassoio straripante di sandwich e muffin. I suoi occhi grigi lessero le prime righe. Il sorriso gli si irrigidì, ma appena appena, tanto che nessuno se ne avvide, e fu abilissimo a ricoprire i propri sentimenti mascherandoli sotto uno strato di indifferenza. Ripiegò il foglietto, infilandoselo con noncuranza nel taschino, buttando giù la focaccina con una lunga sorsata di tè. Sopra di lui grappoli di fiori carnosi oscillavano quieti alla calda brezza estiva. Api e bombi visitavano le corolle ad una, le ali che vibravano in una melodia narcotica. Fece vagare il suo sguardo sul campo da badminton, sulle sculture drappeggiate di caprifoglio e di edera, sulle corolle candide delle ninfee che facevano capolino dalle immobili acque dello stagno, simili a teste curiose di naiadi affiorate per sbirciare gli umani. Si leccò le labbra, sentendovi il sapore del bacio che Marjorie vi aveva posato sopra, più dolce e più intenso di quello del pasticcino. Gli fremette il cuore. Rinunciare a tutto ciò sarebbe stata più dura di quanto avesse inizialmente preventivato, rifletté con un moto di scoramento che quasi sfiorò i suoi lineamenti. Si contenne all'ultimo istante, non poteva rovinare tutto. Del resto, fin dal principio, sapeva che questo giorno sarebbe giunto. Chinò lo sguardo su Marjorie e solo adesso, quasi con terrore, comprese di quanto fosse buona e gentile, di quanto fosse stato bello sentire le sue mani delicate accarezzarlo, quanto profumato fosse il suo alito quando lo baciava. Mentre ella conversava con gli altri invitati a quel piccolo ricevimento informale tra parenti, prendendo bonariamente in giro suo fratello Hugh per la batosta appena ricevuta, Goodfellow ne contemplò la chioma, un campo d'orzo che si dipanava sconfinato sotto il sole ardente di una eterna estate, e gli occhi, due fonti di limpida acqua di montagna custodite nel mistero dei ghiacci imperituri, e le labbra, battenti di seta di una piccola porta che immetteva i saloni di Shangri-La, di Avalon, di Valhalla, di Tirnan Og, di ogni terra di gioia e amore che l'uomo avesse mai sognato di trovare nel corso della storia. Un fremito gli risalì dal cuore. Temeva di non farcela. Con la scusa di rientrare per darsi una rinfrescata, Goodfellow procedette verso Athens Hall, sbottonandosi la camicia sotto la gola con una certa urgenza, quasi l'indumento gli stringesse al collo. Mentre percorreva un corridoio,
incappò in una delle giovani cameriere intenta a spolverare con un piumino. Lei lo salutò con un lieve automatico inchino, al quale l'uomo replicò con un cenno del capo, prima di salire una maestosa scalinata di mogano e onice, raggiungendo un grande studio drappeggiato di velluti, con pareti ricoperte da carte nautiche, scene di caccia e librerie con tanti volumi da poter soddisfare le brame letterarie di una vita intera. Quella casa era magnifica e custodiva tutto quello che una persona potesse desiderare, sia di materiale quanto di immateriale. La sicurezza di solide mura, il conforto di un caminetto acceso, la beatitudine di una famiglia unita nell'affetto e solidarietà. Ma niente di tutto ciò gli apparteneva. Le dita gli tremarono leggermente nell'aprire la busta che conteneva la fine di un sogno quasi divenuto realtà. Sulla carta stava scritto: «Il giorno è giunto, stop. Trovati nel luogo concordato a mezzanotte, stop. Nessun ritardo, stop. Segui i fazzoletti rossi, stop». Appallottolò il telegramma nel pugno, stringendo fino a che le nocche non impallidirono. Una delle finestre era socchiusa e un refolo d'aria la scostò di qualche centimetro ancora, facendo fluire all'interno un sentore estivo insieme alle voci allegre e alle risate squillanti della sua famiglia. Si avvicinò alla finestra, guardando attraverso il vetro, le balaustre del padiglione e la vaporosa fioritura del glicine gli permettevano solo di intravedere le sagome degli occupanti. Udiva il signor Larch, padre di Marjorie e di Hugh, elencare a quest'ultimo tutte le ragioni per le quali aveva perso il match, e il figlio rispondeva con la tipica insolenza scanzonata che gli veniva sempre rimproverata, ma che tutti in famiglia amavano. Per Goodfellow era come un fratello minore, e anche il resto del clan Larch era composto da gente disponibile, corretta e altruista. E Marjorie, poi, come avrebbe fatto senza di lei? Si scostò dalla finestra, chiudendo le ante di schianto e tirando le tende con ansia, non sopportando oltre di contemplare ed ascoltare ciò che a mezzanotte di quella stessa giornata avrebbe perduto per sempre. Ora si pentiva di quel patto, ma era tardi per ripensarci. Si sbottonò il panciotto damascato e lo lasciò cadere a terra. Bottone dopo bottone, i lembi della camicia si spalancarono come un sipario bianco sul petto sudato, decorato di efelidi. I gemelli vennero tolti dai polsini e piovvero a terra ticchettando, subito seguiti dalla camicia. Piegò un ginocchio. Tenendosi in equilibrio su un piede solo, sfilò la scarpa e la calza. Ripeté l'operazione ergendosi sull'altra gamba. Quindi fu la volta dei pantaloni a scivolare giù, raccogliendosi attorno alle caviglie, per poi essere scalciati via. Sul pavimento marmoreo, i piedi scalzi dell'uomo provocarono schiocchi sommessi mentre attraversava la stanza, fermandosi di fronte allo specchio a figura intera posizionato in un angolo. La sagoma nuda di Goodfellow si riflesse entro l'opulenta cornice a foglie d'acanto dorate. Si fissò e con un moto di orrore non si riconobbe. Chi era quell'uomo? Chi era lui? Le mani risalirono al viso come per aggredirlo. Le dita affondarono nella carne, strizzando i lineamenti come si torce un panno. La voglia di urlare quasi ebbe il sopravvento sul suo autocontrollo, ma riuscì a tenere il grido dietro la barriera dei denti. Trafelato, afferrò il primo oggetto che gli capitò sotto mano, un lungo bastone di malacca con il pomolo d'avorio, e lo abbatté sullo specchio. Il suo riflesso scomparve dietro una ragnatela di crepe. Improvvisamente senza forze, l'uomo scoppiò in lacrime, sempre in silenzio. Il bastone cadde, rotolando qualche metro più in là, fin quando le frange del tappeto orientale non arrestarono la sua corsa. Tremante e con le lacrime che scorrevano ininterrotte attraverso le palpebre strizzate, l'uomo si accasciò contro la parete e si lasciò scivolare giù, reprimendo i singhiozzi,
il cuore a mille. Aprendo gli occhi di uno spiraglio, si scoprì osservato dal riflesso spezzato della superficie crepata dello specchio, come se facce tutte uguali, ma nessuna identica, contemplassero il suo affogare in una tristezza straziante. Sette anni prima, 11 maggio 1893, quando la mano punteggiata di nitrato d'argento del dottor Hordle posizionò la piastra dello stetoscopio sul petto nudo del paziente steso sul lettino del suo studio, il freddo del metallo fece trasalire leggermente Robin Goodfellow, che però non staccò lo sguardo dalla propria diafana immagine che veniva riflessa dal vetro di una tavola anatomica appesa proprio lì accanto, tra due massicci scaffali pieni di flaconi di vetro scuro, tutti rigorosamente etichettati, simili ad un esercito pronto a schierarsi contro tutto ciò che affliggeva l'umanità fin dalla sua creazione, avvinto a perseguire l'utopica battaglia contro l'estrema livella. Ma Goodfellow sentiva che non c'era scienza nata dall'ingegno o dall'esperienza umana che potesse ritardare ancora l'appuntamento con la morte. Se si trovava steso lì, a rabbrividire ogni volta che quell'oggetto gelido gli aderiva al petto, non era per capire se avesse qualcosa che non andava. Sapeva già la risposta a quella domanda. Ciò che invece ignorava, ed era lì appunto per scoprirlo, era quanta sabbia restasse nella clessidra della sua esistenza. Mentre il medico faceva le sue valutazioni in silenzio, gli occhi di Goodfellow continuarono a scorrere in quel grottesco quanto affascinante macramè di vene e arterie umane esposte sul disegno incorniciato. Eccola lì, la vera essenza dell'uomo, la meccanica della vita, dedali che si snodavano e annodavano su e giù, scorrendo negli arti, ramificandosi su per il collo e nel cervello, per poi curvarsi in archi eleganti e scendere giù a capofitto, formando trini e merletti nelle zone più periferiche di mani e piedi, infiniti nidi d'uccello, complicate diramazioni di strade e vicoli che facevano tappa alla grande stazione centrale, il cuore. Il suo non era messo affatto bene. Lì, al centro del suo torace, qualche centimetro sotto gli strati di pelle, grasso, muscolo e osso, attraverso i quali il dottor Hordle auscultava, qualcosa si era inceppato e stava progressivamente guastando tutto il resto. Era una stazione con più treni di quanti potesse gestirne, una caldaia sotto un'eccessiva pressione di vapore, un sacco riempito oltre il limite delle sue possibilità. Gli esempi erano infiniti e nessuno faceva sperare che le cose retrocedessero, che i treni sarebbero riusciti a partire, che le lancette dei manometri avessero smesso di segnare cifre troppo alte, che il tessuto della tela reggesse. Ma quanto restava prima che questo si verificasse? Non molto, fu la sentenza del dottor Hordle quando terminò il proprio esame. Era una creatura alta, rigorosa, talmente secca che con un mantello indosso e il manico di una falce stretto in pugno sarebbe stato una degna raffigurazione del tristo mietitore. Ai lati del grosso naso, due rughe d'espressione scendevano sul viso sbarbato come lembi di un sipario che si spalancava su una bocca che dava pareri positivi o negativi con la stessa neutra inflessione professionale. Si trattava di un aneurisma dell'aorta, spiegò con calma, come se parlasse del tempo. Era a stadio avanzato. Forse l'arteria non avrebbe ceduto nell'immediato, ma precisò che si sarebbe grandemente stupito se fosse arrivato vivo al Natale. Dal canto suo, Goodfellow incassò quel verdetto senza batter ciglio, senza commentare, abbottonandosi lentamente la camicia, respirando quieto quell'aria che, come in ogni studio medico, olezzava di alcol, tintura di iodio e cloroformio.
La sua voce era assolutamente controllata quando chiese se esistesse una terapia o un'operazione che potessero scongiurare tale sorte o almeno prolungargli la vita. Con altrettanta placidità, il dottor Hoddle rispose di no. Aggiunse che gli rincresceva, ma senza calore. Evidentemente, nel corso della sua carriera, doveva aver distribuito così tante diagnosi avverse da non provare più alcuna compassione per il paziente obbligato a riceverle. Goodfellow, che in vita sua non aveva mai sentito bisogno di una spalla sulla quale versare lacrime, annuì con un deciso gesto del capo e pagò al medico le sue spettanze, cosa questa che lo lasciava ufficialmente sull'orlo dell'indigenza vera e propria. Fuori dallo studio, Londra scoloriva sotto un violento nubifragio. Un'aspra cortina di pioggia scendeva con tale violenza da ricalcare i bordi di ogni cosa con una effimera aureola di acqua vaporizzata. Non avendo i soldi necessari a pagare un trasporto in vettura, Goodfellow si avviò con le spalle leggermente piegate, incurante delle gocce che gli tamburellavano sul cappello sdrucito e gli infradiciavano gli abiti. Sotto l'armatura delle costole, il cuore pareva un vecchio orologio, dagli ingranaggi incrostati, che scatta e stride nel tentativo di non perdere i secondi. Se la fece a piedi fino a Brick Lane, un tragitto di oltre un'ora, e quando entrò nella stanza presa in affitto, non avrebbe potuto essere più fradicio, neanche se l'avessero ripescato dal Tamigi. Gettò il soprabito sulla spalliera della poltrona e si diresse verso il caminetto per accenderlo e fare evaporare dal proprio corpo intirizzito un po' di umidità. Mentre trafficava con legna e fiammiferi, dal soffitto chiazzato filtrò il trambusto di due voci, una maschile e mugghiante, l'altra femminile e acuta, che si scambiavano urla in spagnolo o in italiano o in chissà quale idioma. Solo fino a pochi anni prima aveva alloggiato in un bel edificio che affacciava le proprie finestre su Regent's Park. Allora i suoi vicini erano nomi importanti dell'industria e della nobiltà londinese. Adesso, invece, condivideva lo spazio vitale con gli operai del birrificio, donne di malaffare, immigrati cenciosi e schiavi dell'oppio. Si spogliò, lasciando gli abiti imbevuti di pioggia accanto al fuoco, intabarrandosi in una lunga giacca da camera di tartan che aveva visto tempi migliori, e si accomodò sulla poltrona, fissando le fiamme arrampicarsi sui ciocchi di legna che iniziavano a crepitare, diffondendo onde di calore verso i suoi piedi nudi e infreddoliti. Si accorse di un peso che tendeva la tasca dell'indumento. Ne estrasse un voluminoso orologio da taschino Charles Cabrier. Se lo rigirò pigramente tra le dita, deliziato dai liquidi riflessi che il fuoco scarabocchiava sulla cassa d'oro e sul pentacolo in rilievo che decorava il coperchio. Lo fece scattare con l'apposito pulsante, rivelando un quadrante dove al posto dei numeri consueti le lancette indicavano le cifre del sistema pentimale svedese, composto da piccole rune. Era uno dei pochi oggetti appartenuti alla sua famiglia che si era rifiutato di vendere ai creditori, quando la sfortuna gli era calata addosso come il gufo fa con il topo. Quello e la biblioteca di famiglia, naturalmente. Il suo sguardo si sollevò, andando verso due enormi bauli borchiati, rivestiti di cuoio, simili a quelli dei marinai. Lì custodiva le monografie e i tomi più antichi, preziosi e importanti, protetti da robusti lucchetti, mentre le opere minori, costantemente insidiate dall'umidità e dai topi che nottetempo si impadronivano della stanza, erano arroccate in torri precarie un po' dappertutto. Un tempo quella collezione vantava quasi 8.000 volumi. Era stato obbligato a separarsene, spesso svendendoli per avere velocemente il denaro del quale abbisognava, ma farlo non gli era costato che un vago moto di stizza, poiché quelli erano libri preziosi ma sacrificabili. Al contrario, i tomi conservati in quella misera topaia erano un tesoro. Forse, se avesse deciso di trovare acquirenti anche per quelli,
Adesso le sue condizioni finanziarie non sarebbero state tanto misere, ma non era riuscito a darli via. Rappresentavano le glorie e le conquiste più significative del suo antico, sfortunato clan. Dopotutto, che lui terminasse la propria esistenza terrena nello squallore gli accendeva una fiamma d'orgoglio nel petto. I Goodfellow erano stati fieri disgraziati fin dalle origini e lui era onorato di portare avanti quella tragica tradizione. Il capostipite era stato Hubert de Good Falls, un facoltoso signorotto scozzese che nel 1593 si trovò coinvolto insieme ad altre persone in un processo, incriminato per stregoneria. Ma mentre riguardo agli altri imputati si trattava della solita isteria di massa, Goodfellow sapeva bene che il suo antenato era realmente colpevole di quanto lo si accusava, ovvero di avere usato certi rituali per aizzare non meglio note entità silvane affinché facessero ammalare il bestiame o inaridire i campi dei suoi rivali in affari, arrivando perfino a tormentare una donna che aveva rifiutato le sue avances, evocando qualcosa che l'aveva condotta prima alla pazzia e poi alla morte. Godfalls aveva riferito tutto ciò tra le urla di dolore mentre gli venivano strappate le unghie e conficcati aghi roventi nelle ferite. In seguito lo avevano strangolato e dopo che il suo cadavere fu consumato dal rogo, le ceneri vennero disperse nel letame che foderava il pavimento di un porcile. Dopo il fatto, i discendenti di Goodfalls pensarono bene di lasciarsi alle spalle sia la Scozia che il proprio nome, mutandolo in Goodfellow ed emigrando in Inghilterra, dove tuttavia la sorte fu sempre capricciosa e scostante nei loro riguardi. Acquisirono rapidamente grandi fortune e onori, per poi perderli con altrettanta celerità. A seconda delle situazioni, la famiglia veniva ora osannata, ora maledetta, ma pure quando sfioravano le più alte vette, venivano guardati con un malcelato sospetto, come se chi li conosceva subodorasse un che di subdolo e sovrannaturale nel modo in cui facevano strada. Tali supposizioni non si originavano solo da invidia e superstizione. C'era della verità nel loro proliferare. I libri che Goodfellow aveva tenuto con sé e che di fatto costituivano la sua unica eredità avevano un solo argomento: i Dineshi, il piccolo popolo, gli invisibili, in altre parole, le fate. Goodfellow aveva imparato fin da bambino che quel nome, ormai diventato sinonimo di minuscole fanciulle dalle ali di farfalla e dalle magiche virtù, definiva creature profondamente diverse da quelle ridicole parodie credute dalla gente. Sulle pagine di quei libri, alcuni così antichi che la carta si sgretolava ad un tocco più rude e il cui sapere era talvolta riportato nell'inglese parlato ai tempi delle invasioni vichinghe, si descrivevano esseri molto più vicini agli dei di qualunque altra creatura sulla terra. Una dinastia già vecchia, quando la vita plasmava i primi abbozzi di umanità, dotata di poteri straordinari, depositaria di misteri inaccessibili. Chi vi si accostava con leggerezza, di solito, vedeva la propria vita trasformarsi in una sequenza raccapricciante di supplizi, uno più orribile e straziante dell'altro, dove la morte non giungeva a lenire tale sofferenza. Ma per coloro che erano dotati di carisma, scaltrezza e buona conoscenza di certe formule e di rituali millenari, gli elfi potevano letteralmente spalancare i cancelli del paradiso, convertire la realtà in modi che non si verificavano nemmeno nei sogni e sublimare le ambizioni umane fino alla più inarrivabile soddisfazione. Si alzò, andando ad inginocchiarsi accanto ad uno dei due grossi bauli. Una volta inserita nel lucchetto, la chiave girò tre volte, facendolo scattare. Nel sollevarsi, il coperchio liberò sul volto di Goodfellow un alito di carta vecchia, il sentore più inebriante del mondo. L'uomo affondò le mani nell'interno foderato di raso rosso, impilando i libri da una parte alla ricerca di quello che voleva. Lo prese,
tornando ad abbandonarsi sulla poltrona. Ogni volta che maneggiava quell'oggetto, una eccitazione febbrile lo punzecchiava con aghi frenetici su tutto il corpo. Era stupefacente pensare che quel fragile custode di pelle di vitello fosse sopravvissuto ai secoli, sfidando le incurie e le persecuzioni, affrontando i pericoli e le avversità col piglio di un guerriero, fino a trovare asilo sicuro tra le sue mani che ne accarezzavano la costa, sfiorando i nervi con i polpastrelli. Si intitolava Annunnut, il nodo dell'Annun. Più o meno intorno all'anno 1000, una mano anonima aveva redatto a caratteri runici quel volume, corredando nelle pagine di illustrazioni maestose, elenchi di formule, schemi di rituali e ovviamente una tassonomia dei più straordinari abitatori di quella che l'autore chiamava realtà sotto il crepuscolo. Di tutte le varie regine che dominavano i reami elfici, nessuna superava in potenza e pericolosità quella che gli umani avevano battezzato Titania. Le forze che era in grado di sprigionare e manipolare la rendevano una dea a tutti gli effetti, un essere terrificante. Gli occhi avidi e pulsanti di Goodfellow scivolarono su quella sapienza trasmigrata nel tempo, abbeverandosene. La scienza umana, quella cozzaglia di nozioni primitive e imprecise, non poteva né liberarlo dal suo male né concedergli una proroga sulla morte. Ma Titania, invece, poteva garantirgliela. Era pericoloso, certo, senza contare che avrebbe costituito solo una piccola parentesi. Ma lui aveva un suo programma, per quanto fosse conscio che sarebbe stato come sfiorare la zanna aguzza e velenosa di un serpente. Come a spronarlo ad abbandonare gli indugi, ricordandogli che ogni minuto scandito dall'orologio lo approssimava un po' di più alla dipartita, la orta ebbe un fremito al centro del suo petto, dandogli un vuoto allo stomaco. Robin Goodfellow decise di mettere in atto il suo proposito. Dopotutto, arrivato a quel punto, metteva a repentaglio una vita ormai perduta. Giugno 1893. Il chiarore gettato dalla luna piena dava al buio una qualità perlacea. Fintanto che era rimasto fuori dall'ombra gettata dagli alberi, Robin Goodfellow aveva tranquillamente potuto fare a meno della lanterna cieca che si era portato dietro. Ma adesso che aveva impastoiato il cavallo ad un tronco, abbandonando la strada di campagna e procedendo sotto una fitta canopia, l'oscurità si era troppo infittita per privarsi di una fiamma. Solo di quando in quando fasci argentati foravano il fogliame, illuminando il sottobosco di un baluginio spettrale. Malgrado i suoi saldi propositi, avvertiva l'inquietudine pulsare sotto lo strato di determinazione, al pari dell'aneurisma che gli gonfiava l'arteria del petto. Nell'ultimo periodo si era aggravato ancora e pareva che uno degli effetti, oltre a qualche mal di schiena o un fastidio toracico, fosse il progressivo arrochirsi della voce. Ad ogni modo, era felice di essere riuscito a preparare tutto prima dell'irreparabile che ormai doveva essere vicinissimo. Anche senza essere laureato in medicina, sapeva che solo un miracolo lo avrebbe fatto arrivare a fine mese. La mano che non reggeva la lanterna era avvolta alla maniglia di una voluminosa borsa nera che conteneva tutto ciò che gli sarebbe stato necessario quella notte. Inciampò su una radice e quasi cadde. La luce della lanterna danzò avanti e indietro, illuminando fronde e bacche. Nessun sentiero conduceva al luogo dove stava muovendo i suoi passi. Era probabile che solo un numero esiguo di uomini si fosse recato lì dai tempi dei druidi. Ne aveva appreso l'esistenza in uno dei suoi tomi, un interessante racconto scritto alla fine del XVI secolo da uno studioso di folklore. Il volume era stato dato alle stampe postumo,
ricavato dagli appunti dell'autore, poiché egli, nella sua ricerca di quelli che chiamava luoghi di potere, un bel giorno era sparito nel nulla. Goodfellow si augurò di non fare la stessa fine. Riprese a camminare. La notte era piacevolmente fresca, eppure lui grondava di sudore per il nervosismo. Quando, seguendo le indicazioni del libro, era giunto lì di giorno, era stato quasi come fare una scampagnata. A pochi chilometri c'era un piccolo villaggio e ancor più vicino sorgeva una vecchia magione abbandonata. Comprese di essere prossimo alla meta. L'atmosfera stava subendo una mutazione che non si indirizzava ai cinque sensi, bensì ad un istinto primordiale che nell'essere umano è quasi del tutto assopito, ma che si ridesta nel momento in cui viene sfiorato da qualcosa di ultraterreno. Altri indizi della specialità di quell'area si palesarono metro dopo metro. Minuscole fiammelle di lucciole scintillavano nelle tenebre, ma tra quelle decine di barlumi giallo-verde ve n'erano alcuni blu, altri rossi, persino violacei. La foresta si faceva più intricata con le piante che si ingrossavano. Il vento leggero, quando smuoveva il fogliame, generava uno stormire che fece venire la pelle d'oca sulla schiena di Goodfellow da quanto somigliava ad una voce umana. Facendo fronte alla paura, l'uomo proseguì fino a quando nell'alone della lanterna non entrò una fila di quelli che si rivelarono funghi dagli enormi cappelli rosso sangue, punteggiati di scaglie bianche. Parimenti agli anelli di una catena, componevano un cerchio perfetto, ampio forse quanto un campo da tennis, dentro il quale non cresceva niente, eccezion fatta per quel che il moribondo era venuto a cercare. Dal centro dell'area si innalzava l'albero più straordinario che avesse mai visto, reso ancor più misterioso dalla luce lunare che ne imbeveva le fronde. Non era tanto l'altezza a mozzare il fiato, anche se sicuramente sfiorava i 40 metri buoni, quanto lo spessore del tronco. Cinque uomini, tenendosi per mano a formare una catena, non sarebbero riusciti ad abbracciarlo. Sembrava in grado di poter fare da colonna al cielo. Goodfellow estrasse l'orologio e controllò l'ora. Mancavano 20 minuti a mezzanotte, doveva agire. Si tolse gli abiti, poi avanzò. Non appena messo piede oltre il perimetro di funghi scarlatti, si rese conto chiaramente di avere valicato un confine sacro e di trovarsi in un mondo diverso. C'era una strana pressione che gli comprimeva leggermente il corpo. Annusava un aroma più intenso, il profumo che la terra emanava quando era giovane e fertile prima dell'arrivo delle coltivazioni umane. Quella pianta aveva assistito alla nascita e alla vecchiaia delle ere. Dalle foglie lo riconobbe come un frassino. Sotto la luce della lanterna il tronco era spesso e scabroso, quasi pietrificato, e vi risplendevano sottili rivoletti di linfa. Senza perdere altro tempo, aprì la borsa e ne tirò fuori una gran quantità di candele che iniziò a disporre sui sassi della radura, oppure direttamente sulle gibbosità che le vecchie radici dell'albero sollevavano dal terreno. Ben presto una fremente bolla di luce stazionò nella zona, moltiplicando l'ombra dell'officiante. Aveva trascorso le settimane precedenti a imparare tutto a memoria, nonché a corazzarsi emotivamente contro quello che avrebbe dovuto auto-infliggersi, che sarebbe stato comunque niente a paragone di ciò che avrebbe sperimentato una volta compiuta l'evocazione di Titania. Dalla borsa tirò fuori una lunga corda di ruvida canapa, alla cui estremità era già pronto un cappio. Nove fasce di cuoio la stringevano a intervalli regolari. Su di esse erano stati tracciati con dovizia svariati simboli runici. Dopo aver scelto un ramo adatto, si arrampicò e vi assicurò l'altro capo della fune, in maniera tale che il cappio penzolasse alla giusta distanza dal suolo.
un altro oggetto, sinistro quanto il primo, fu estratto dalla borsa. La luce delle candele accarezzò una lunga lama nero traslucido che Goodfellow stringeva per il manico in corno di cervo. Anche quello era un vecchio vanto di famiglia. Si diceva che il suo trisavolo l'avesse trovato saccheggiando la tomba di un druido. L'ossidiana di cui era fatto quel coltello sarebbe riuscita a dividere longitudinalmente un crine di cavallo. Il vento fece stormire gli alberi e raffreddò il sudore sul corpo nudo di Goodfellow, che si accorse di tremare. Il cuore gli pulsava a mille e aveva la sensazione di avere un nodo all'altezza dello stomaco. Sperò che il lume dell'arteria non scegliesse quel momento per lacerarsi. Era in preda al panico, ma doveva agire. Con il coltello in pugno si posizionò sotto al cappio e iniziò a recitare la formula appresa a memoria. Nella riservatezza della sua stanza l'aveva ripetuta centinaia di volte e gli era sempre sembrata una sequenza di termini aspri e insensati. Ma adesso, in quel luogo mistico, quelle frasi trovavano il loro scopo e stavano innescando qualcosa di tangibile, benché fuori dalla portata dei suoi sensi limitati. L'aria si rimescolava, addensandosi in mulinelli dove scorreva un'energia crescente. I peli corporei gli si sollevarono e il suo pene ebbe un'erezione. Terminato il richiamo, l'uomo si arrampicò sul tronco. Lo fece di slancio per non perdere il coraggio, per impedire all'istinto di sopravvivenza di fermarlo. Si aggrappò al ramo, infilò la testa nel cappio e si lasciò andare. In risposta al suo peso, il nodo scorsoio gli si strinse sotto la mandibola, tagliandogli il respiro a metà. Faceva male da morire. La canapa sembrava morderlo e scavargli la pelle. La testa prese a pulsare e la lingua si gonfiava. Temeva che gli si staccassero le vertebre dal cranio. Il suo primo istinto fu quello di portarsi le mani al collo, cercando di liberarsi. Riuscì ad impedirselo. Avrebbe solo rovinato tutto. Gli si stava già appannando la vista, non aveva più tempo. Strinse convulsamente il manico del pugnale con ambo le mani e se lo conficcò nel ventre prima di abbassarlo bruscamente verso il basso, sacrificandosi a Titania e trasformando il suo stesso corpo in un portale fra due mondi. Dallo squarcio una cascata rossa gli inondò le gambe, piovendo sulle candele sottostanti. Nodi di visceri fecero capolino, tremolando. Il dolore era annebbiante, cocente, tanto forte da stordirlo. La schiena di Goodfellow si inarcò violentemente per uno spasmo terrificante e l'uomo, seppure quasi del tutto sprofondato nel torpore, percepì l'immonda sensazione di avere qualcosa dentro di sé, qualcosa diverso dai propri organi, e che si stava facendo strada tra le sue viscere verso l'apertura in una sacrilega parodia di un parto maschile. Dai lembi netti dello squarcio sbucò fuori una sagoma scura. Nello stesso istante la pressione mortale che serrava il collo di Goodfellow si attenuò, quasi che il corpo non avesse più peso. Boccheggiò, incamerando aria avidamente, ma non poté far nulla per lenire né la sofferenza né il cieco, inimmaginabile orrore quando si trovò a guardare negli occhi la cosa che aveva evocato e che gli usciva dal corpo, simile ad un enorme serpente. Titania lo fissava. E quello sguardo doveva essersi posato anche sulle battute di caccia con le quali i primi abitatori delle isole britanniche si procuravano carne di mammut. Vederla era un trauma, un delirio. Come poteva una creatura tanto orrida possedere pure una tale bellezza? Come faceva una forma di vita così disumana a rammentargli una donna? Quale emozione gli suscitava di più, la repulsione o il fascino? Le ali della regina degli elfi si dipanarono maestose, elaborate vetrate a piombo chiazzate di sangue, attraverso le cui cristalline trasparenze
La luce della luna creava riflessi iridescenti e palpiti opalini. Quando parlò, non lo fece con le labbra. La sua voce echeggiò direttamente nel cervello di colui che l'aveva richiamata, un armonico rombo di tuono, il suono doloroso di mille arpe accordate dalle mani di Dio. Si offriva di sua spontanea volontà in sacrificio per fornire sangue nuovo alla Plant Annun, in cambio di 7 anni di vita e di fortuna. Con la mente, Robin Goodfellow rispose di sì, e si sarebbe impegnato a tornare in quel preciso luogo, in quella precisa ora, 7 anni da quel preciso momento. Ancora una volta, l'uomo replicò affermativamente. La fata regina si erse un po' di più, esponendo il grappolo di seni turgidi e candidi che le tremolavano sul petto simili a tanti otri. Le labbra di Goodfellow si avvolsero avide al capezzolo azzurrino più prossimo, succhiando avidamente come un neonato. Il latte che gli zampillava in bocca e scendeva giù per la gola era al di là di ogni paragone. Lo visualizzava bianco come luce lunare liquida che gli scorreva dentro a torrentelli, purificandolo, risanandogli corpo e spirito. Semmai l'ambrosia era esistita, doveva avere la dolcezza di quel latte. Il seno gli venne sfilato di bocca, emettendo un uggiolio lamentoso. Goodfellow tentò di raggiungerlo, di bere ancora. Il volto di Titania si avvicinò al suo. Mandava un annebbiante odore di foresta e di animale selvatico. La bocca della fata regina aderì alla fronte sudata dell'uomo ed egli provò la sensazione che un fulmine ardente e sottile lo centrasse in pieno, attraversandogli in un istante il corpo, dalla testa alle dita dei piedi. Una scudisciata atroce di dolore lo sconvolse quando l'essere da lui evocato fece a ritroso il percorso compiuto per giungere fin lì. Le ali si ripiegarono come soffietti, il corpo splendido e mostruoso fu riassorbito tra le viscere di Goodfellow. Il cappio si dilatò all'improvviso e lui piombò a terra, ansimando. Ancora frastornato da quanto appena vissuto, mandò le mani in avanscoperta sul ventre. Sotto le dita tastò uno strato appiccicaticcio di sangue e di sudore, ma nient'altro. Stupefatto si mise a sedere, afferrando la candela più vicina e ispezionandosi lo stomaco alla sua luce. Niente indicava che lì vi fosse mai stata una ferita abbastanza grande da fare uscire quella creatura. Non c'era neanche la cicatrice. Sollevò gli occhi mentre un sorriso stanco ma trionfante gli incurvava gli angoli della bocca intorpidita dal latte ultraterreno. Fissò il cappio che dondolava dal ramo sopra di lui come a ricordargli che tutto era accaduto davvero. Sulla fronte un formicolio si andava spegnendo con leggere pulsazioni. L'oppressione al petto era svanita. Davanti a sé aveva 7 anni prima di dover ripagare il proprio debito con il regno degli elfi. Una promessa di sangue che non aveva intenzione di onorare. I vantaggi di quel rituale non tardarono a manifestarsi. Una settimana dopo, Goodfellow sentì l'improvviso quanto inspiegabile impulso di andare all'ippodromo, benché non vi si fosse mai recato prima. Questo proposito si manifestava sotto forma di una sensazione mentale stranissima, l'eco di una musica indefinibile come il suono di tante campane di cristallo trasportato dal vento da un luogo remoto. Più volte, mentre si trovava tra la baraonda eccitata di fronte ai botteghini, pensò di lasciar perdere. Che senso aveva affidare quei pochi soldi in suo possesso ai capricci del fato? Quel che sapeva sui cavalli, poi, avrebbe a malapena colmato il retro di un biglietto da visita.
ma mentre leggeva l'elenco dei gareggianti, il trillo si ripresentò nell'attimo in cui fissava il nono della lista, un cavallo di nome Fairy King. Mentre faceva la sua puntata, ignorò le espressioni di ironica disapprovazione degli astanti. Evidentemente non doveva essere un equino molto dotato quello da lui scelto. Fairy King vinse la corsa e Goodfellow se ne andò ben zavorrato di quattrini, anche se tre quarti di tale ricca vincita sparirono subito in tasca ai suoi creditori. Il resto lo impiegò per affittare una stanza in una zona meno squallida. Ora che non doveva più soldi a nessuno, avrebbe potuto tenersi ogni scellino. Da lì in avanti, la sua vita si costellò di scommesse vincenti, di scelte felici, di previsioni avverate e affari oculati. Saltava di successo in successo come una cavalletta di stelo in stelo, frenando l'impulso che sorge nel cuore di molti indigenti improvvisamente arricchiti, evitò di sperperare. Usò invece molto del proprio capitale investendo, e non c'è bisogno di sottolineare che l'intricato labirinto della borsa fu nulla più che un dritto, piacevole viale alberato. Mentre attorno a lui la gente perdeva il sonno, finiva in miseria o si toglieva la vita, Goodfellow sorseggiava il tè nei più graziosi locali della capitale, tranquillo come un folletto sdraiato nel calice di un fiore. La vera fortuna giunse quando divenne proprietario di una miniera di carbone nel Kent, fondando quindi la Knocker Mining Company. Tutto ciò si svolse in un tempo così rapido che molti, tra il serio e il faceto, pensavano che per ottenere un successo del genere, senza quasi competenze, un uomo doveva stipulare un patto con il diavolo. In realtà, e Goodfellow sarebbe stato il primo ad ammetterlo se solo glielo avessero domandato, non era tutta farina del suo sacco. Spesso il suo pixie, come egli chiamava il sesto senso, non lo indirizzava solo a fare le scelte giuste o le migliori giocate, ma si attivava pure quando nei paraggi si aggiravano persone che avrebbero potuto tornargli utili per i suoi scopi finanziari. Una volta incontrate, da abile affabulatore qual era, Goodfellow non faticava a farsele amiche e persuaderle della bontà delle sue idee, convincendole senza molti sforzi a fornirgli prestiti, investimenti o consigli d'ogni genere. Dal momento che tutti i progetti in cui si impegnava finivano per rendere barcate di sterline, ben presto non ebbe più bisogno di cercare. Erano i finanziatori a bussargli alla porta spontaneamente. Oltre a questo, godeva di una salute che definire di ferro sarebbe stato riduttivo fino a sfiorare l'oltraggio. Aveva 34 anni, ma mostrava la prestanza di un 17enne, sempre attivo e vigoroso. Del malefico nodo che fremeva nel suo torace restavano solo sgradevoli ricordi. I suoi preziosi volumi furono liberati dall'ignobile prigionia dei bauli o dalle insidie dei roditori, finendo a pavoneggiarsi sugli scaffali di alte librerie in Bois de Rose cesellato. Anche la qualità dei vicini subì un costante miglioramento. Non più rigattieri cenciosi e sfiorite prostitute, bensì facoltosi baronetti e blasonati uomini d'affari, mentre dalle pareti non trasparivano più i litigi coniugali in lingue barbare, ma arie di violoncelli e melodie di pianoforti. Il primo grande lusso che si concesse fu l'acquisto e il restauro della magione che sorgeva non lontana dal frassino sacro, dove aveva stretto l'accordo con Titania. La ribattezzò Athens Hall, in onore delle molte statue in stile ellenico che ne decoravano i cortili. Ben presto, la dimora assistette a innumerevoli balli, galà e ricevimenti, ai quali erano accettati solo i più prestigiosi dignitari d'Inghilterra. Fu proprio in occasione di uno di quegli eventi mondani che ebbe modo di conoscere Sir John Larch, suo figlio Hugh, e la sua figlia Marjorie, la quale, dopo un lungo e ossequioso corteggiamento, acconsentì
a farsi condurre all'altare in una splendente mattina di primavera. Nel periodo incastonato tra il 1893 e il 1900, furono in molti che si trovarono ad ammirare ed invidiare in egual misura la vita di Robin Goodfellow, ricco, senza problemi, piuttosto bello, ammogliato con una delle più graziose e abbienti debuttanti del panorama inglese. Sembrava proprio che la dea bendata in persona gli stesse riversando tutto il contenuto della cornucopia direttamente sulla testa. Ma sul proprio capo Goodfellow avvertiva la presenza di ben altro. Se ne scordava per gran parte della giornata, ma arrivava un momento, quasi sempre prima di arrendersi al sonno, in cui i piaceri si ritiravano come una scintillante marea di acque pure, esponendo un aspro e malevolo fondale di ansia e timore. Sapeva bene di avere una scadenza, ma si stava adoperando affinché anche quel limite venisse abbattuto. Non appena raggiunta una certa sicurezza economica, una delle prime cose che Goodfellow aveva fatto era stata salire a bordo di una vettura di piazza e farsi condurre nuovamente a Brick Lane, il quartiere dove, se non avesse chiesto un aiuto sovrannaturale, sarebbe morto nell'indigenza e nell'oblio. Per l'occasione indossò una barba finta, che per tutto il tempo lo torturò con un insopportabile solletico sotto al naso. Era bene che nessuno riconoscesse la sua persona mentre era indaffarato in quei traffici. Non ebbe paura nel tornare ad immergersi nelle ombre e nei miasmi di quei vicoli sporchi, pieni di ratti e di topi loschi. Avendoci abitato per lungo tempo, si trovava perfettamente a proprio agio. Non ebbe occasione di utilizzare né la rivoltella infilata in tasca, né la lunga lama sottile nascosta nel bastone da passeggio. Sano e salvo, giunse di fronte ad un portone scrostato, al quale bussò. Gli venne aperto da un tale che pareva la perfetta rappresentazione del criminale nato, alto, massiccio, con i lembi della lercia camicia scostati a mostrare un petto così peloso da sembrare uno zerbino, il naso decorato di impomatati baffoni neri simili ad ali di corvo, maestosi quanto prepotenti. Aveva la carnagione scura come quella di un malese, in netto contrasto con gli occhi di un azzurro così chiaro da sembrare luminosi, il che gli attribuiva una espressione da alienato. Notando l'incertezza sul volto dell'uomo, Goodfellow si levò la barba finta. Adesso la perplessità dell'altro mutò in stupore e comprensione. I due si conoscevano, ovviamente. Salvatore Sciacca apparteneva alla mafia e insieme ad altri siciliani governava e manovrava il crimine in quella zona di Londra. Pur essendo pericoloso, lui e Goodfellow si erano scambiati favori durante la permanenza di quest'ultimo a Brick Lane. Dopo aver cacciato fuori dal tugurio la moglie e un'impressionante quantità di figli con urlacci in dialetto, in modo da poter parlare indisturbati, Sciacca versò del vino in due bicchieri. Si mostrò molto partecipe, quasi su di giri. Doveva forse mandare qualcuno a conoscere i pesci ai docks o c'era qualche debitore un po' troppo affezionato ai propri soldi? Niente di tutto ciò fu la replica dell'ospite. Per il momento desiderava avvalersi delle sue conoscenze del vasto e sfuggente sottobosco dei bassi fondi, un ambiente dove Goodfellow non avrebbe saputo muoversi con altrettanta disinvoltura. Gli spiegò cosa gli servisse, lo pagò e gli fornì un indirizzo al quale spedirgli un telegramma quando l'avesse trovato. Si raccomandò di essere celere e in effetti Sciacca lo fu. Due giorni dopo, sempre camuffato, Goodfellow si recò in vettura al domicilio che Sciacca gli aveva mandato, lo studio di un fotografo di nome Michael Field. In normali circostanze non avrebbe mai voluto avere vicino un essere come quello. Emanava un'aura di effeminata libidine e una tale mellifluità dei modi che pareva lasciare tracce untuose nell'aria.
celato dalla parvenza di normalità garantita dal suo studio, c'era tutto un mondo torbido. In segreto e sull'autocompenso, Field eseguiva e vendeva gli scatti più osceni e scandalosi, distribuiti poi sul mercato pornografico. Mentre accompagnava il suo cliente, si vantò di avere immortalato nel suo atelier scene che avrebbero imbarazzato pure il marchese de Sade. Goodfellow, tuttavia, non cercava niente del genere e spiegò che se si trovava lì era più che altro perché contava sulla sua discrezione. Poi gli disse quello che desiderava e un attimo dopo Field aveva montato la macchina fotografica. Intanto Goodfellow si era denudato integralmente, lasciando che lampi di fosforo lo abbagliassero. Si fece immortalare dapprima a figura intera, prima di chiedere al fotografo di cogliere i particolari. Ritrasse i dorsi e i palmi delle mani, i dorsi e le piante dei piedi, la zona dietro le ginocchia, le natiche, l'area genitale, il torace, le braccia, il collo, il viso da varie angolazioni, la schiena e sotto le ascelle. Pagò in anticipo e qualche giorno dopo gli fu recapitata una busta contenente quegli scatti. Durante una scrupolosa giornata di lavoro, visionò ogni foto e prese minuziosamente nota di tutte le pieghe della carne, le rughe, le cicatrici, le macchie e gli scolorimenti, scoprendo parti di se stesso che non si era mai preso la briga di osservare o che il suo sguardo non poteva raggiungere. Redatto quel resoconto, tornò a trovare Sciacca, affidandogli quindi un secondo e più importante incarico, pagandolo profumatamente affinché sguinzagliasse ogni suo sottoposto per riuscire in quella difficile impresa. Questa volta non fu questione di pochi giorni. Le settimane si assemblarono formando i mesi. Di quando in quando giungeva un telegramma che Goodfellow apriva con smania febbrile, ricevendo puntualmente una delusione. Nulla da fare per il momento. Poi, dopo quasi un anno e centinaia di sconfortanti telegrammi, quando Goodfellow era già sposato e viveva beatamente ad Athens Hall, giunse la notizia che attendeva con trepidazione crescente. Spiegò alla moglie che sarebbe dovuto rimanere a Londra per affari e lasciò il Surrey con le guance e la fronte che quasi scottavano di febbre. Protetto dal solito travestimento, raggiunse l'abitazione di Sciacca. Stavolta, oltre al siciliano, ad attenderlo c'era pure un altro uomo che sedeva con aria parecchio nervosa, di sicuro incerto sul motivo e sulla sicurezza di trovarsi lì. Non appena gli sguardi di Goodfellow e dello sconosciuto si agganciarono, sui loro volti comparve uno sbigottimento così intenso che per poco non si trasformò in panico. Fu come se entrambi si stessero guardando allo specchio. L'uomo si presentò come Yankel Schlepp. Una volta che gli venne assicurato di non essere in pericolo, ma anzi che per lui quella era un'occasione d'oro, il suo volto frangiato di folta barba ramata parve riacquistare un po' di guardinga serenità, arrischiandosi anche a sorseggiare il vino che non aveva ancora toccato. Bastò una rapida occhiata per far comprendere a Goodfellow quanto male in arnese fosse il tipo seduto di fronte a lui. Gli ricordava se stesso quando aveva occupato la topaia di Brick Lane. Questo ovviamente tornava tutto a suo vantaggio. Quando gli fu chiesto di raccontare la propria storia, Schlepp parlò con la voce sconsolata di chi è stato prima illuso e poi preso a calci dalla vita. Inizialmente aveva nutrito grandi sogni, mentre insieme a tanti altri speranzosi in cerca di fortuna si era imbarcato sul piroscafo West Star, diretto in India. Aveva trascorso lì qualche anno, tentando di mettere in piedi una piantagione di tè nel Bengala. Dapprima tutto era andato a meraviglia, ma poi, quasi da un giorno all'altro, una serie di imprevedibili disgrazie gli erano grandinate addosso,
mandando in fumo i suoi affari appena sbocciati. Il giorno prima si rilassava nel suo bungalow con i domestici che gli servivano mango a fette e masala chai, trascorrendo il tempo libero giocando a badminton. Il giorno dopo, ridotto ad un nulla tenente, aveva dovuto lasciare l'India in fretta e furia per sfuggire a legioni di creditori infuriati con a malapena il denaro necessario a pagarsi il viaggio. Non ci fu bisogno che dicesse quanto si vergognava di quella disonestà. Il rossore sul suo volto parlava per lui. Goodfellow, che aveva sperimentato qualcosa di analogo, mostrò la propria comprensione annuendo. Con un sospiro, Schlepp concluse che pur essendo scappato alla gente che rivoleva i propri soldi, altrettanto bene non aveva seminato la mala sorte che lo aveva perseguitato pure a Londra, mandando in malora ogni suo tentativo di fare quattrini e obbligandolo a tanti lavori saltuari, faticosi e poco redditizi. Attualmente svolgeva mansioni da lampionaio. La mano di Goodfellow, avvolta in morbida pelle di capretto, gli si posò sulla spalla. Non avrebbe più dovuto preoccuparsi, gli riferì sorridendo, perché aveva intenzione di renderlo ricco. Ci sarebbe stato molto da lavorare, mise subito in chiaro, avrebbe preteso dedizione e discrezione assolute, ma in cambio avrebbe potuto tradurre il suo peso in sterline sonanti. Posò una guinea d'oro sul tavolo e la sua prima richiesta fu che si spogliasse. Schlepp lo fece con evidente ritrosia e imbarazzo, evitando lo sguardo degli altri due lì presenti. Esitò quando fu il momento di calarsi le mutande. Goodfellow, al contrario, lo studiava con cipiglio da medico, attento e senza alcun sentimento. Ora che era nudo, le loro differenze erano più evidenti. In primo luogo, il sole del Bengala gli aveva lasciato sulla pelle un'intensa tinta castagna. Peraltro, i lavori manuali e faticosi, oltre che corazzargli di calli le mani, gli avevano reso muscolose le braccia. Il ventre era gonfio e sporgeva flaccido, probabilmente per l'alcol. Con lentezza, Goodfellow gli girò intorno due o tre volte. Sul corpo dell'ex piantatore non c'erano grosse cicatrici né segni particolari. La pancia grassa poteva essere riassorbita con la giusta dieta, i calli levigati con la pietra pomice, i capelli accorciati, la barba tagliata. Il vero problema era costituito dalla dentatura. Quella di Schlepp aveva subito un tracollo evidente. Ragionò che gli avrebbe dovuto regalare denti nuovi, una protesi di porcellana che imitasse i suoi alla perfezione. Un lavoro lungo e, per quel che concerneva Schlepp, probabilmente doloroso, ma non c'era altra scelta. Una volta ricevuto il permesso di rivestirsi, fu il turno del pover'uomo a manifestare curiosità riguardo all'intera faccenda. Goodfellow non scese nei dettagli, spiegando vagamente che aveva le sue buone ragioni per volere un sosia che non solo gli somigliasse nel dettaglio, ma che all'occorrenza fosse capace di sostituirsi a lui per qualche tempo. Notando lo sguardo sospettoso che si profilava sotto le rosse sopracciglia di Schlepp, assicurò che non avrebbe corso pericoli e che i suoi servigi sarebbero stati richiesti solo per un periodo di 3 anni, trascorsi i quali, oltre al compenso, gli avrebbe elargito una rendita mensile che lo avrebbe tenuto lontano dalla miseria vita natural durante. Evitò di aggiungere che quel vita natural durante, se tutto fosse andato come sperava, sarebbe stato un tempo estremamente breve. Allungò la propria mano. Per un attimo Jankel Schlepp la fissò, come se non fosse affatto sicuro di voler accettare. Poi liberò un sospiro e gliela strinse con vigore. Nei mesi immediatamente successivi al patto stretto con Titania, Robin Goodfellow aveva pensato di risolvere il problema semplicemente lasciando l'Europa per il Giappone, il Sud America o qualche altra meta lontana. Con la sua magica abilità negli affari,
avrebbe vissuto da re ovunque. Dubitava che gli elfi l'avrebbero trovato. Non bazzicavano il mondo umano, limitandosi ad apparire laddove i loro regni si intersecavano con il nostro, e sempre se espressamente evocati. Tuttavia un dubbio lo assaliva. Se non si fosse ripresentato al Frassino come richiesto, questo avrebbe costituito una violazione dei termini del patto, causando forse l'annullamento di ogni privilegio. Ovunque fosse fuggito, avrebbe perso il suo fiuto finanziario, problema trascurabile, dal momento che sarebbe anche tornato l'aneurisma. Ma se al mondo fosse esistito un uomo simile a lui, tanto somigliante da essere il suo riflesso allo specchio, e se lui lo avesse trovato e mandato a Titania al posto suo, beh, questo mutava la prospettiva, no? La Planta Nun non avrebbe cercato un traditore del quale ignorava l'esistenza e non avrebbe annullato un patto dato per concluso. Questo gli dava speranza di poter proseguire la sua vita per lunghi anni, godendo di lussi sempre maggiori e di una salute sovrumana. Probabilmente sarebbe morto a oltre 100 anni. O forse, perché no, magari si sarebbe spento a 200, oppure non sarebbe morto affatto. Ed ecco che il fato gli aveva condotto Jankel Schlepp su un piatto d'argento. Era stato molto semplice abbattere i timori e convertire ogni ritrosia di quel tipo di fiducia. A nessuno piace essere povero e vivere come un ratto ai margini della società. E chi è disperato arriva a fare, ad accettare l'impensabile per guadagnarsi un'occasione. Chi meglio di lui poteva saperlo? La trasformazione di Schlepp ebbe inizio subito. Un dentista gli cavò dalle gengive ogni dente guasto e un fabbricante di dentiere gli realizzò una nuova dentatura in porcellana, dandogli lo stesso sorriso di Goodfellow. Terminata la convalescenza, Schlepp venne trasferito in quella che nei tempi a venire sarebbe stata la sua nuova dimora. Si trattava di un casino di caccia in disuso che Goodfellow aveva fatto sbrigativamente ammodernare, un confortevole rifugio solitario abbastanza isolato da garantire riservatezza, ma facilmente raggiungibile da Athens Hall. I figli maggiori di Sciacca vennero incaricati di restare lì con il sosia. In teoria svolgevano il ruolo di domestici, in pratica dovevano controllare che l'uomo colto da un ripensamento non diventasse uccel di bosco. Rifilando la scusa dell'amministrazione dei suoi affari a Londra, Goodfellow si recò al casino di caccia moltissime volte per ammaestrarlo all'arte di essere lui. Per prima cosa, utilizzò le foto realizzate dal signor Field per ricopiare sul corpo di Schlepp ogni cicatrice o chiazza. Assoldò persino un chirurgo che usasse i suoi bisturi per modificargli leggermente la forma dei padiglioni auricolari, rendendoli identici ai suoi. Quindi seguirono estenuanti ore in cui gli insegnò a parlare come lui, a muoversi come lui, oltre che a ballare, a giocare a carte, a mangiare come stabilito dall'etichetta. Lo nutriva con il cibo che avrebbe lui stesso mangiato e gli dava da fumare la medesima marca di tabacco, da lui apprezzata. Era suo intento fare sì che Schlepp, almeno in parte, credesse davvero di essersi trasformato in qualcun altro. Arrivò persino a proibire ai due giovanotti di chiamare Schlepp per nome. Gli si dovevano rivolgere come signor Goodfellow. Se voleva ingannare Titania, la trasformazione doveva essere totale. I primi tempi a Schlepp parve di vivere un'esperienza ai limiti della tortura. Più che la sofferenza fisica, che già era stata feroce, fu la sua mente ad agonizzare. Goodfellow era intransigente, un tiranno. Non tollerava sbagli, lo interrogava di continuo, esigendo una recita perfetta. C'erano volte in cui, in una annebbiante morsa di panico, aveva persino scordato il proprio nome. Dopo quasi un anno di lezioni e di prove, giunse il momento del primo scambio. Avrebbe dovuto impersonare Goodfellow per un'intera domenica. Mentre la carrozza si approssimava ai cancelli spalancati che davano sul parco anteriore di Athens Hall, il falso Goodfellow si era sentito morire di panico.
nella sua testa i nomi dei familiari e della servitù si mescolavano in un groviglio. Tuttavia, i duri insegnamenti del suo istruttore diedero ottimi frutti. Nessuno si accorse della sostituzione. Nemmeno la moglie, una ragazza bellissima e dolce come un'albicocca, gli rivolse mai occhiate di sospetto. Riguardo a lei, il giorno prima Schlepp aveva avuto qualche tentennamento. Insomma, fino a che punto avrebbe dovuto spingersi? Agitando una mano, come se questo non lo impensierisse, Goodfellow aveva replicato che avrebbe anche potuto giacere con lei se questo avesse contribuito alla finzione. Lo stupore affiorato sul volto di Schlepp non era scaturito da quella frase, ma dalla maniera fredda e non curante con la quale era stata pronunciata. Nessuna esitazione, nessun vago rimorso o segno di gelosia. Era chiaro che per Goodfellow la moglie non era diversa dai cavalli della sua scuderia, dai preziosi tappeti che ricoprivano i marmi dei pavimenti della magione o dal denaro custodito in banca. Un orpello, un trofeo, un simbolo della propria agiatezza. Provò gran pena per quella donna, che invece amava e adorava il marito con uno slancio commovente, senza risparmiarsi, piena di quella adorazione che spinge una fanciulla a baciare la terra sulla quale il proprio uomo posa i piedi. Per Goodfellow fu la prova del 9. Se era riuscito ad ingannare così bene la sua famiglia, che non era certo composta da stupidi, c'erano buone possibilità che il trucco funzionasse anche con Titania. A ogni modo, per allenare maggiormente il sosia, fece sì che Schlepp trascorresse altri periodi ad Athens Hall e questi intervalli divennero via via più lunghi. Se all'inizio il sostituto temeva quelle visite al punto da non chiudere occhio e non vedeva l'ora di poter tornare al nascondiglio, ben presto subentrò un sentimento opposto. In quella dimora si sentiva come mai in vita sua e non per il denaro o lo sfarzo o il cibo squisito, ma per l'affetto delle persone che lo circondavano. Amava Hugh come un fratellino. Non aveva mai conosciuto persone più corrette e benevole dei signori Larch e, soprattutto, si stava perdutamente innamorando di Marjorie. Ben presto, la consapevolezza che un giorno tutto ciò sarebbe terminato gli provocò un terrore di gran lunga superiore all'idea di essere scoperto. Certe volte, in quelle notti lunghe e quiete, veniva colto dalla soffocante idea di rivelare a Marjorie la verità. Non sopportava di ingannarla, non lei. Ma dopo, che sarebbe accaduto? Era utopico pensare che, premiando la sua onestà, la donna avrebbe deciso di sposarlo e che la famiglia l'avrebbe accolto. Lui era uno spiantato, uno che trasformava in sabbia tutto ciò che toccava. Come avrebbe fatto a mantenere quel tenore di vita? La verità era che sarebbe semplicemente finito in prigione come un vile impostore, dando a Marjorie il peggior dolore della sua esistenza. Doveva tacere e assecondare la follia di Goodfellow, sebbene ancora non avesse capito quali fossero i suoi scopi. Non per il denaro, non per il vitalizio, per Marjorie, solo per lei. La notte, estendendosi sulla vigilia di mezza estate come una musica segreta, tingeva Athens Hall in un bagno di cobalto. Oltre le sue mura tutti dormivano e sognavano, tutti, salvo Schlepp. A lui non era concessa la misericordia del sonno, era sgattaiolato fuori dalla sua stanza e ora si trovava in quella della moglie, nel buio, osservando nella sagoma tratteggiata dal chiaro di luna filtrato dalla finestra. Avrebbe voluto baciarla un'ultima volta, ma se si fosse svegliata, se avesse voluto che rimanesse con lei, non poteva, doveva andare. Senza far rumore uscì dalla stanza, sapendo che il suo cuore era rimasto lì. Raggiunse l'esterno attraverso una porta di servizio, muovendosi cauto nelle ombre di seta blu che avvolgevano il parco. Un gufo lanciava il suo lugubre richiamo d'amore. Fiamme di lucciole baluginavano come fate attorno a lui.
Tutto era già stato pianificato e predisposto giorni prima. Sapeva che una volta uscito dalla proprietà di Goodfellow avrebbe trovato un cavallo ad attenderlo, e così fu. Montò in sella sollevando una lanterna cieca che aveva trovato appesa ad un ramo e guidò l'animale lungo un sentiero. Se la sua mente non fosse stata così imbevuta di malumore e tristezza, forse si sarebbe chiesto come mai Goodfellow voleva incontrarlo nel bosco anziché al casino di caccia come al solito. Avrebbe pensato ad un inganno per far fuori uno scomodo testimone. Ma i pensieri di Schlepp non sfiorarono mai quell'idea. Per tutto il tempo restarono focalizzati su quanto facesse male perdere chi si amava. Raggiunse il luogo concordato e la lanterna rivelò un fazzoletto scarlatto annodato a un tronco. Poco più avanti ne individuò un altro e un altro ancora. Parevano formare un sentiero. Smontò da cavallo e si inoltrò tra quegli alberi cercando i fazzoletti rossi per proseguire. Si sentiva nervoso. C'era qualcosa di strano nell'aria intorno a sé, nei suoni che il vento provocava scorrendo tra i rami. Bagliori brumosi si accendevano a distanza, più che lucciole, parevano fiammelle di candele. Raggiunse una radura e quasi gli sfuggì di mano la lanterna per lo stupore, quando si trovò dinanzi all'albero più grosso che avesse mai visto. Senza staccare lo sguardo dal tronco gigantesco, scordandosi persino di Goodfellow e di Marjorie, scavalcò una fila di funghi e avanzò. Gli venne la pelle d'oca senza un perché, ma continuò ad avvicinarsi. Le foglie riflettevano il chiarore lunare con opalescenza argentata. Qualcosa dondolò appeso a un ramo. La meraviglia nello sguardo di Schlepp si convertì in orrore. Era un cappio. Di colpo la corda si animò, scattando verso il basso come un serpente, serrandosi attorno alla gola del poveretto. Il sosia di Goodfellow lasciò cadere la lanterna cercando di inserire le dita tra la ruvida treccia di canapa e la pelle, ma prima di poterlo fare la corda diede uno strattone violento e lui si trovò a scalciare a più di un metro dal suolo, emettendo versi strozzati. Un suono crepitante venne dall'albero, il rumore di una crosta dura e secca sulla quale si apre una crepa. Il tronco del frassino si stava proprio spalancando in due e sotto lo sguardo strabuzzato di Yankel Schlepp un volto orribile e bellissimo cominciò a fare capolino dall'apertura emettendo un fosco sibilo. Le lancette dell'orologio segnarono la runa che indicava la mezzanotte. Robin Goodfellow trattenne il fiato per quasi un minuto. Si trovava nel casino di caccia ed era solo, immerso nella luce ambrata di qualche candela che si rifletteva sui mobili e sullo specchio appeso alla parete di fronte a lui. La mano che non reggeva l'orologio era sgusciata sotto la camicia, il pulsare rapido del cuore gli batteva contro il palmo attraverso la carne, ma per ora non avvertiva mutamenti. Il suo tempo era ufficialmente scaduto. I 7 anni erano terminati. Fuori la notte era silenziosa. Tirò il fiato. Ce l'aveva fatta. A quel punto quell'idiota di Schlepp doveva essere stato preso da Titania, trascinato nel suo mondo, dove avrebbe fornito il giusto pegno di sangue che la planta Nun tributava a forze abissali ancora più potenti. Ebbe un capogiro e barcollò. Il suo piano aveva funzionato, era salvo, libero di vivere come voleva. Non provava alcun rimorso. Schlepp era stato una pedina, proprio come Marjorie e chiunque avesse mai incontrato in quei 7 anni. Ogni persona era solo uno strumento da utilizzare. Nel palmo della mano l'orologio si fermò e il vetro fu attraversato da una crepa sottile. Sussultando, l'uomo se lo lasciò sfuggire e l'oggetto cadde sull'assito con un tonfo, rotolando sotto il tavolo. In quella, le fiamme in cima alle candele oscillarono e poi si spensero come per l'azione di una violenta folata di vento. Ma non era buio.
non del tutto. C'era una fosforescenza perlacea che si irradiava proprio dinanzi a lui, sulla superficie dello specchio. Scorse il proprio riflesso, ammirando l'espressione sorpresa e atterrita del suo volto, nell'accorgersi che al centro della fronte gli ardeva il marchio luminoso di due labbra, nel punto esatto dove 7 anni prima Titania gli aveva posato un bacio. La sola cosa che poteva distinguerlo da Schlepp. Poi accadde qualcosa di terribile. La cornice dello specchio era sormontata da un faccione di foglie intagliato nel legno e in quel momento le palpebre cesellate si spalancarono, rivelando la superficie liquida di 2 occhi disumani. Gli occhi antichi e crudeli di Titania. Goodfellow corse verso la porta, la spalancò e si gettò fuori, o questo era stato il suo intento. Andò invece a fracassarsi il naso contro la liscia lastra di pietra che murava per intero il vano dell'uscio. Finito a terra, mezzo svenuto e con il centro del viso massacrato dal dolore, l'uomo si rimise faticosamente in piedi, mentre tutta la struttura gemeva e scricchiolava. Cercò disperato le finestre, ma si rese conto che erano sparite. Gli occhi della regina degli elfi erano ancora lì, a fissarlo da sopra lo specchio, diffondendo nella stanza un bagliore che non era luce, bensì la sua controparte in negativo, attraverso la quale ogni cosa era perfettamente visibile, sebbene profondamente cambiata. Urlando, Goodfellow si rese conto che in quei pochi istanti lo specchio si era fatto più vicino. Non aveva mosso un passo, era piuttosto la stanza stessa, lo spazio attorno a lui, che si era contratto. Provò a scappare e fu come darsi alla fuga in un incubo. Per quanto si sforzasse, restava sempre dov'era. La superficie dello specchio si deformò, strabordando e gonfiandosi dalla cornice al pari di un enorme ascesso d'argento liquido, sul quale Goodfellow poté contemplare la propria espressione annichilita. La sostanza si agitò e si scostò in lembi, che liberarono uno sciame di creature nere, non più grandi di uccellini, che riempirono la stanza con un acuto, assordante cicaleccio di vocine stridule, nonché il frullare nevrotico di innumerevoli ali. L'uomo incrociò le braccia sul viso per difendersi mentre l'orda di elfi alati gli si schiantava addosso, sommergendolo sotto una frenetica marea di corpicini esili, afferrandolo con minuscole ma fortissime manine. I loro occhietti ardevano come braci di sigaretta nelle testoline tonde e scure. I sorrisi sadici lampeggiavano alla maniera di tante folgori. Impotente, la loro vittima scalciava e strillava, ma era tutto vano. Lo sollevarono di peso, lo trascinarono verso lo specchio, che adesso era un portale d'accesso per la terra di mezzo. Si sentì risucchiare dentro con un'apoteosi d'orrore, strappato al mondo umano da una forza ineluttabile, simile a un gancio che trascina il molle corpo di una lumaca fuori dal guscio. Volò in quel ribollente inferno di Mercurio, un terrificante portale dove si agitavano tutti gli orrori che l'inconscio immagina, ma che la ragione non sopporta. Cose minuscole, cose gigantesche, corpi che sembravano acqua, creature che parevano scolpite nella pietra vulcanica, esseri di raffinata beltà umana, abomini di squisita fattezza disumana. Al centro di quel friggere di vita ultraterrena c'era lei, Titania, il corpo avvolto nelle sfaccettature delle immense ali cristalline, sulle quali si riflettevano tutte le sfumature dell'iride, la maggior parte mai comparse sulla terra. Il suo volto era ancora più sconvolgente di come lo ricordava. Possedeva la brutale bellezza di un uragano, il fascino dissennante di una eruzione vulcanica. Nei suoi tratti non si scorgeva nessuno dei sentimenti provati dall'uomo, ma emozioni estranee, aliene, incomprensibili.
e mentre le immonde progenie di Annun si accalcavano sulla loro vittima designata, i lembi argentei di quel portale si richiudevano. Ormai ricordava sempre meno di quella notte e sentiva che era meglio così. Anche il suo nome, quello che aveva usato un tempo, era un altro elemento che si andava perdendo, inafferrabile come le ultime ondate di un eco. Mentre il vento marino gli agitava i lembi della giacca e scompigliava i capelli di Marjorie, che osservava accanto a lui le coste britanniche allontanarsi, l'uomo che un tempo si chiamava Yankel Schlepp, ma che adesso tutti conoscevano come Robin Goodfellow, pensò che probabilmente i personaggi delle fiabe dovevano sentirsi confusi come lui quando il drago veniva sconfitto e la principessa liberata. Tutte le sventure e le peripezie venivano lasciate indietro, al modo in cui una farfalla abbandona le spoglie secche della crisalide. Rammentava solo un volto sovrumanamente bello e al tempo stesso incommensurabilmente orribile. Il tocco gelido e ustionante di dita che gli tastavano la fronte, come a cercarvi qualcosa inciso sulla pelle. Un lacerante stridore dove si manifestavano una rabbia e un odio che avrebbero incenerito chiunque ne fosse stato bersagliato, e poi tutto diventava al di là di ogni comprensione. Eppure aveva la strana sensazione di avere ricevuto un dono. Niente di materiale, niente di fisico. Un qualcosa che scampanellava dentro la sua testa quando si trovava di fronte ad una scelta che lo guidava e che gli aveva permesso di prendere il posto del vero Goodfellow nei suoi affari, benché lui non avesse la minima nozione di tali astruse procedure. Gli vennero in mente le morali di certe storie che sua nonna gli aveva raccontato da bambino, nelle quali le fate premiavano sempre il protagonista buono a discapito di quello cattivo. La sua mano si posò su quella di Marjorie, di sua moglie. Avrebbe rinunciato ad ogni sterlina del suo capitale e si sarebbe accontentato di vivere nella più umile stanza della strada meno elegante di Londra, pur di saperla al suo fianco, pur di risvegliarsi e poter immergere il volto in quei capelli. Dal canto suo, anche Marjorie aveva colto qualcosa di strano che talvolta la induceva a fissare il marito mentre era assorto. Già da tempo si era avveduta che a volte, solo per pochi periodi, subentrava un mutamento impercettibile in lui. Per anni si era domandata in segreto se Goodfellow l'amasse o se i suoi sentimenti nei riguardi di lei fossero un'abile simulazione. C'era sempre stata una nota fredda nelle manifestazioni d'affetto di suo marito, come uno spiffero gelido che fa rabbrividire dentro una stanza calda. Lo aveva avvertito nei suoi baci, percepito nelle sue parole dolci e nel suo modo meccanico di fare l'amore. Poi, d'incanto, ecco che quel brivido sgradevole era cessato, quasi che Goodfellow fosse stato sostituito con una sua copia identica ma sincera, un gemello capace di vero slancio amoroso. Il Goodfellow che l'aveva sposata non le avrebbe mai dato quel rapido bacio sotto al padiglione dopo la partita di badminton, e non le avrebbe proposto quel viaggio in Brasile, quella terra lontana ed esotica, dove forse avrebbero potuto iniziare una nuova vita. Quale che fosse quel mistero, se davvero un mistero c'era, non voleva indagarlo. Se era in atto un incantesimo, preferiva non spezzarlo con un'incauta curiosità. Voleva che restasse segreto e celato persino ai suoi occhi, percepibile solo per quel soave calore che il suo uomo adesso sapeva regalarle. Thank you.